L'Unione Europea pensa a un coordinatore unico per supervisionare la crisi di Ebola. Lo hanno deciso i 28 ministri degli esteri in riunione a Lussemburgo. Per i ministri la priorità resta aggredire l'avanzata del virus in Africa occidentale. Il futuro coordinatore, spiega Walter Steinmeier, il ministro degli esteri tedesco, ha il ruolo di garantire la massima efficacia delle azioni comunitarie. C'è bisogno di qualcuno che non soltanto sia il volto europeo nella lotta a Ebola, ma anche qualcuno che con la sua attività assicuri la divisione del lavoro e di competenze tra gli Stati membri, ad esempio gestendo le procedure necessarie nei casi di evacuazione. Da ministri degli esteri europei il rinnovo dell'impegno economico a favore di ONG ed associazioni impegnate in prima linea in Liberia, Guinea e Sierra Leone, ma anche la garanzia per gli operatori sul campo di misure di sicurezza e cure adeguate in caso di contagio. L'obiettivo è semplicissimo, ha spiegato il ministro francese Laurent Fabius. Si deve invertire la tendenza e per farlo c'è bisogno di centri di formazione, di cure e di finanziamenti. Questa è la priorità assoluta. Fino ad ora l'Unione Europea ha raccolto oltre 500 milioni di euro per combattere la crisi di Ebola. Al vertice europeo, alla fine della settimana, la Gran Bretagna solleciterà nuovi aiuti per arrivare ad 1 miliardo di euro. Ma nonostante queste donazioni, la risposta europea sembra essere sempre troppo lenta rispetto al rapido evolversi dell'epidemia. Margherita Sforza, Euronews, Lussemburgo.